poliziotti. A gennaio nei cinema. La 20th Century Fox ha il piacere di presentarvi la famiglia Firpo. Dave, una volta uscito da questa prigione, io, come il mio fratello rettile, lo pterodattilo, volerò alto sui miei problemi. Alvin. Mi scusi, il cartello dice prendete una penna, non tutte le penne. Bill. Guardate quella carcassa abbandonata. È la mia macchina. Oh. Una grande tentazione. Lascia perdere. Lascia perdere cosa? Non ci sono soldi nella cassaforte. E qui che abbiamo? 275.000 dollari. Oh. Un piano ingegnoso. Ah, bene, questa è una rapina! Va bene, che la chiave alzi la mano. Nicolas Cage. Ho la sensazione che tu mi stia nascondendo qualcosa. John Lovitz. Questa sensazione che hai si chiama paranoia. Dana Carvey. Forza, andiamocene. E basta. Bufera in paradiso. Si muove nelle tenebre per combattere lo stesso male che lo ha generato. Sta arrivando qualcuno. L'uomo ombra. Voi siete l'uomo ombra. Cobra! Alec Baldwin è l'uomo ombra. Ti crea problemi lavorare per me? Un appuntamento a tarda sera. Se nessuno lo verrà a sapere, nessuno ne soffrirà. Per proposte di sesso. Ha detto che tu l'hai molestata. È lei che ha molestato me. Lo mette ora. Siamo seduti su una bomba, se esplode, qui non resta niente. Mi stanno incastrando. Nella più compromettente delle posizioni. Non hai idea di chi hai di fronte. Questo è da vedersi. Michael Douglas, Demi Moore, Rivelazioni. Nei cinema. Nell'anno 2004, il viaggio nel tempo è una realtà. Tornare indietro nel tempo è un modo facile per fare soldi. Un uomo senza scrupoli cerca di impossessarsi del potere. Resta qui, Walker. Nel mio futuro tu sei morto. Jean-Claude Van Damme. Fai piani troppo a lungo termine. Uccidetelo! Sa di questa maschera, per esempio? Maschera? La mia maschera! The Mask. Lo voglio qui domani! Via! Wow! Guardi l'avverto, sono un supereroe! Allora, bambocci! Come funziona la maschera? The Mask fa un effetto tutto speciale. In realtà è come se Emma avesse dormito per 20 anni. La maturità visiva si raggiunge a 9 anni. Lei è stata accecata oggi. Non possiamo prevedere né cosa vedrà né come vedrà. Quindi il cervello ha una reazione ritardata rispetto alla realtà. Sì, esatto, è così. Mi racconti di nuovo cosa è successo esattamente l'altra notte quando lei ha aperto quella porta? È morta, vero? Occhi nelle tenebre. Il tempista della Diapia! Senatori, vi rendete conto che cos'è diventata Roma? Che mi dai, che è sto rotolo? È un avviso di garanzia! Fermatevi! Ci stanno raggiungendo a fondo! Sono Manetta, sono Manetta! SPQR, da Natale, al cinema.
Vai a servire il brodetto, pezzo di merda. Pezzo di merda a chi? Agostino, sai cosa dice di te? Dice che sei un demente, un minorato. E tu perché non gli racconti di quello che vede tuo figlio tutte le sere? Cornuto! Uccidere è come tagliarsi le unghie dei piedi. L'hai uccisa tu. Tua madre si è suicidata. All'inizio so tutto. Solo il pensiero ti rende pigro. Ma quando cominci a tagliarle, ti accorgi che fai molto più in fretta di quello che avevi pensato. Che cosa sta facendo? Sto scopando. Guarda! Ha minacciato di ucciderla? Quante volte lui è venuto? E lei è riuscita a raggiungere l'orgasmo? Dove hai preso quelle immagini? Ce le ha fornite un guardone. Un guardone? Ma perché adesso ci spiano anche? Ci spiano anche! Chica, fammene una tua. Fammene una mentre godo. Se hai dei problemi con Ramon, la soluzione non è andarti a scopare il suo patrigno. Ma che dici? Ma l'hai detto tu che era un sacco che non trovavi qualcuno che ti leccava la passera così bene come Nicholas. La signora mi ha fatto eccitare. Bequana, per favore. Un po' d'acqua per farmi passare l'erezione. Non te quiero da sinà. Devi chiamare la polizia. Dobbiamo cercare di avere tutto quello che hanno filmato che ci riguarda. E tu pensi che la polizia mi darà retta? Chi era quella donna? Perché non mi dici una volta per tutte che quella ridicola lesbica sei tu? Tutti i delitti dei quali hai scritto, li hai commessi tu, vero? Dimmelo. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Ha detto,